Gli omicidi nell'ultimo anno a Napoli sono diminuiti, ma è quello che il presidente della Corte d'Appello, Eugenio Forgillo, definisce gangsterismo urbano che preoccupa il mondo della giustizia partenopea, che si appresta a partecipare all'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Tradizionale liturgia che avrà luogo domani nel Salone dei Busti di Castel Capuano e che, come ogni anno, viene preceduta dalla presentazione da parte del presidente della Corte d'Appello e del procuratore generale dei dati relativi all'attività della magistratura del distretto di Napoli nell'anno appena concluso. Gli 80 proiettili sparati poche sere fa nei pressi di Via Marina, agguato in cui è rimasta ferita anche una passante, è il caso citato dal presidente Forgillo per sottolineare come la vecchia camorra abbia ormai lasciato le strade a clan e gruppi minori della criminalità che manifestano una elevata propensione al conflitto. Tra le ataviche difficoltà della magistratura napoletana, le carenze d'organico. 1.000 i giudici in servizio nel distretto per smaltire i procedimenti in giacenza, 130.000 nel penale e 150.000 nel civile, che ingolfano la macchina giudiziaria, servirebbe almeno il 50% dei magistrati in più. Almeno del 50% per garantire dei tempi di risposta, altri 500, almeno, altri 500 ma magistrati. Sicuramente sul distretto, se non 500, 300 sicuramente, ma per poter, ripeto, dare dei tempi di giustizia nell'arco di pochi mesi, perché l'obiettivo a cui tutti noi ambiamo come comuni cittadini è di avere delle risposte giudiziarie sia in ambito civile che in ambito penale di pochi mesi, quando c'è un'esigenza da tutelare, un diritto da tutelare. Questo dovrebbe essere l'obiettivo ideale.